Si intitola Non so se vorrò rivederti ancora, dove però le ultime quattro parole sono una sorta di sottotitolo messo tra parentesi, l'ultimo singolo di Da, ovvero Davide Farina di Viadana, classe 97, cantautore che si sta facendo conoscere anche al grande pubblico. Diciamo che questa volta parlo di verità e ho voluto mettere a paragone un po' quando siamo da soli nella nostra cameretta, con le nostre pazzie, le nostre follie, rispetto a quando siamo fuori e alla visione che hanno gli altri di noi. E quindi è un invito ad essere un po' più veri e a non aver paura di mostrarsi per quello che si è veramente. La terza fatica di Davide e del suo staff è quella che fa da collante tra i primi due singoli usciti, ovvero Cibo Asiatico e ancora prima Mykonos. È stata come il collante tra le due, cioè le prime due uscite, quindi i primi due singoli erano diversi tra loro. Siamo partiti da, diciamo, una cosa più dance, siamo arrivati a una cosa più R&B con Cibo Asiatico, e dopo diciamo che Non so le ha come racchiuse entrambe, no? Abbiamo preso le due anime, mettendole insieme, facendo vedere che c'è un filo connettore con tutte le cose che sono uscite e che usciranno. Il futuro magari potrebbe passare anche dai talent o da qualche festival. Davide Farina, ovviamente, non esclude l'idea. Stiamo valutando da quello che può essere un talent piuttosto che Sanremo, piuttosto che altre cose, diciamo che in questi mesi le stiamo valutando tanto. Vediamo se ci fosse comunque un'opportunità, un'occasione, il pezzo giusto, così non, sicuramente, cioè, non mi dispiacerebbe, anzi penso che siano delle realtà che comunque aiutano a raggiungere un numero elevatissimo di persone e far sì che la musica raggiunga molti cuori, quindi non è una cosa solo bella. Scappo dalla città,